Ben ritrovati gentili telespettatori e buona domenica. Apriamo questa edizione di Prima TG con le novità dal governo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per le nuove fasce di rischio che saranno in vigore da domani, 19 aprile. La Campania torna in arancione, mentre viene rinnovata fino al 30 aprile la zona rossa per Puglia e Valle d'Aosta. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige si avviano ad avere indicatori da giallo. Il governo al momento non sembra intenzionato a togliere le limitazioni alle uscite dalle 22 alle 5. Per il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri è ancora presto per togliere il coprifuoco. Dello stesso parere è anche il ministro Roberto Speranza che ha parlato di un percorso di gradualità. Ad opporsi a questa decisione sono stati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha definito il coprifuoco come un elemento di follia. Novità anche per quanto riguarda le fasce di rischio. Torna la zona gialla, ma con dei cambiamenti rispetto al passato. Tra questi, la possibilità di spostarsi liberamente tra le regioni classificate in questo colore e la ripresa di diverse attività, soprattutto all'aperto, a partire dal 26 aprile. In zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza. In zona rossa le lezioni in presenza saranno fino alla terza media, mentre alle superiori l'attività si svolgerà almeno al 50% in presenza. Il nuovo decreto prevede l'istituzione di un pass che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire, l'avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene il pass ha la possibilità di spostarsi liberamente in tutto il territorio nazionale e dunque di accedere a determinati eventi, sia culturali che sportivi, riservati ai soggetti che ne sono muniti. Gli spostamenti invece saranno consentiti dal 26 aprile tra regioni gialle. Tra regioni di colori diversi lo spostamento sarà possibile solo con il pass, che di fatto anticiperebbe sul territorio nazionale il Green Pass europeo previsto a giugno nell'Unione Europea, e che in questo caso prevederà lo spostamento tra paesi dell'Unione. In tutte le zone il coprifuoco dovrebbe restare fino alle 22. In zona gialla, dal 26 aprile, tutto il mese di maggio sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavole all'aperto. Dal 1 giugno si mangerà nei ristoranti con tavole al chiuso solo al pranzo. In zona arancione sarà mantenuta la possibilità di asporto, così come in quella rossa. Nelle linee guida stilate dalle regioni e che dovranno essere vagliati poi dal Comitato Tecnico Scientifico, è stato proposto 1 metro di distanza nei ristoranti all'aperto o al chiuso, sebbene la situazione pandemica lo dovrà consentire, per aumentare a 2 metri laddove la condizione di diffusione del virus si dovesse aggravare. Per quanto riguarda invece teatri, cinema e spettacolo, dal 26 aprile tornano ad essere consentiti in zona gialla all'aperto. Al chiuso invece gli spettacoli saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dei protocolli anticontagio. Musei aperti anche in zona gialla. Le attività fieristiche riapriranno il 1 luglio, mentre dal 26 aprile saranno consentiti gli sport all'aperto e il 1 giugno riapriranno al chiuso anche le palestre. Le piscine all'aperto invece riapriranno il 15 maggio e per la stessa data dovrebbe essere prevista per gli stabilimenti balneari. Passiamo però all'analisi della curva pandemica sul territorio nazionale, con il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile concernente l'andamento della curva pandemica da coronavirus sul territorio nazionale. Nei dati di sabato 17 aprile sono 15.370 i nuovi positivi, cui si aggiungono 310 morti e 16.484 guariti. I tamponi processati sono stati 331.734 per un tasso di incidenza del 4,6%, del meno 0,2% rispetto a venerdì. Si svuotano sia le terapie intensive con meno 26 letto occupati, sia i ricoveri ordinari con un saldo di meno 643. Sul punto però sentiamo il report della cabina di regia. L'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in lieve calo ed è di circa 0,85, quindi di poco al di sotto dell'unità. Purtroppo invece resta elevato il carico
sia sugli ospedali che sulle terapie intensive. Infatti il tasso di occupazione delle terapie intensive è di circa il 39%, quindi ancora ben superiore alla soglia critica che è fissata intorno al 30%. Data la situazione epidemiologica e la possibilità di un'iniziale graduale riapertura di molte attività, è importante che i cittadini rispettino delle regole di comportamento individuale estremamente prudenti. Diversa invece la situazione in Campania. Il consueto bollettino di contagi Covid, aggiornato nella giornata odierna e divulgato dall'unità di crisi regionale, registra 2.232 positivi, di cui asintomatici 1.471 e sintomatici 761, che si riferiscono ai soli tamponi molecolari. I tamponi molecolari del giorno sono stati 22.075, i tamponi antigenici 7.605. I deceduti sono 12, 9 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Si giunge dunque ad un totale deceduti di 5.934. Per quanto riguarda invece i guariti, sono 1.937, per un totale guariti 270.531. Passiamo ora al report posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili, come noto, sono 656, quelli invece di terapia intensiva occupati 145. I posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, mentre quelli occupati 1.532. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio, che partiranno da domani, lunedì, legate all'inserimento della Campania in zona arancione. A partire dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, dunque barbieri, parrucchieri ed estetisti, sarà permessa, per agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7 alle 21.30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, fermo ovviamente il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda invece la ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto precedente e delle attività didattiche in presenza, è disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi al trasporto pubblico locale, in tempo utile a consentire l'operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti. Il presidente della Regione Campania, De Luca, si è poi recato ad Agropoli parlando della campagna vaccinale e delle riaperture nazionali. Sentiamolo. Noi dobbiamo fare molta attenzione, perché se apriamo in maniera scriteriata, fra 15 giorni torniamo a chiudere tutta l'Italia. La precondizione per aprire e aprire per sempre è dare un'accelerazione straordinaria alla campagna di vaccinazione. La Campania ritiene che si debba dare priorità nelle vaccinazioni al comparto turistico alberghiero, per una ragione semplice, perché un qualunque cittadino, se aspetta 3 settimane per farsi il vaccino, non succede niente. Per il comparto turistico alberghiero, se perdiamo il mese di maggio, salta la stagione turistica. E non è un problema degli alberghi, è un problema di centinaia di migliaia di lavoratori stagionali e non che sono impegnati nel comparto turistico. Ma questa battaglia la sta facendo da sola la Regione Campania. Noi faremo, credo, gli accordi anche con gli albergatori del Cilento, dell'area sud di Salerno e della Campania, come abbiamo fatto con la costiera sorrentina. Però facciamo gli accordi per dare il vaccino, ma il vaccino non arriva. La battaglia che dovremmo fare oggi in Italia è questa: chiedere al governo italiano di far valutare il vaccino Sputnik nel giro di una settimana. Poi ovviamente la valutazione deve avere carattere scientifico, per l'amor di Dio. Ma anziché perdere 6 mesi, facciamolo in una settimana. Questo è tutto, perché se avessimo oggi 3 milioni di dosi di vaccino in più, noi potremmo fare con le strutture pubbliche le vaccinazioni per fasce di età, ma potremmo dare alle categorie economiche il vaccino aggiuntivo.
La cosa assurda è che abbiamo albergatori, imprenditori che hanno la possibilità di fare le vaccinazioni con medici aziendali, con personale proprio, ma non possono procedere perché non ci sono i vaccini. Allora la Campania sta facendo questa battaglia, andremo fino in fondo, vediamo dove arriviamo. L'unità di crisi della Regione Campania ha pubblicato il seguente comunicato concernente l'ordinanza numero 14. Sarà pubblicata l'ordinanza numero 14 del Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio a partire da lunedì, connesse all'inserimento della Campania in zona arancione. Se ne anticipano però i contenuti. A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona sarà permessa. Al fine di agevolarne la fruizione dilazionata, sarà possibile prenotare dalle 7 alle 21.30 e senza obbligo di chiusura settimanale o domenicale per le attività, fermo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti. Passiamo ora alla cronaca. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli e dei carabinieri della Compagnia di Napoli Poggio Reale, poiché nel pomeriggio di ieri una ragazza è rimasta ferita ad un piede con un colpo d'arma dal fuoco. L'episodio è avvenuto in via Serino a Barra e, secondo una prima ricostruzione fornita dalla vittima, che sarebbe rimasta colpita in una stesa, dunque una prova di forza camorristica fatta sparando colpi in aria in una particolare zona di interesse, questo atto è stato compiuto da persone in scooter. La 25enne era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale del Mare poco dopo le 18 assieme al suo fidanzato, un 26enne con un piccolo precedente a carico. La ragazza però è incensurata e le sue condizioni non preoccupano i sanitari. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha reso noto che domani, 19 aprile, aprirà nel comune vesuviano un nuovo centro vaccinale. Lo stesso sindaco venerdì aveva scritto alla dirigenza dell'ASL Napoli 3 per chiedere un'accelerazione dell'apertura. Anche il sindaco di Marigliano, dove sorge poi un centro vaccinale che serve 6 comuni, nei giorni precedenti aveva chiesto tempi brevi per l'apertura del polo di Somma Vesuviana, così da snellire i tempi di vaccinazione per gli aventi diritto. Nella fase iniziale, ha spiegato Di Sarno, il polo sarà attivo con turno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 20. Sarà poi in via Trentola, nel rione Trieste, presso il centro di formazione della Caritas. Lì tradizionalmente si lavora all'inclusione sociale e lavorativa dei giovani in detenzione alternativa. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato della situazione scuole sul territorio irpino in un breve intervento video. Lo ascoltiamo. Pur comprendendo le preoccupazioni, i dubbi legittimi che i genitori mi hanno esposto, dicevo, le condizioni che possano indurmi, quasi impormi come massima autorità sanitaria locale, la chiusura delle scuole fino alle medie non ci sono. Condizione diversa invece la registro per le scuole superiori, poiché avendo registrato la presenza di numerosi cluster nei comuni della nostra provincia e poiché abbiamo circa il 70% degli alunni che frequentano i nostri istituti superiori e che provengono proprio dai comuni della nostra provincia, ebbene onestamente ritengo necessario invece prevedere la chiusura almeno per altri 7 giorni delle scuole superiori. Voglio evitare che il buon comportamento della nostra comunità possa essere condizionato invece dalla presenza di contagi che proviene da altri comuni, quindi in via precauzionale sto provvedendo a firmare l'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole superiori fino a sabato prossimo. Arriva in anticipo, come ogni sabato, il bollettino di contagi Covid a Caserta e provincia, divulgato dall'ASL Terra di Lavoro. I nuovi positivi sono 263 su 2.621 tamponi processati, per un tasso di incidenza pari al 10,03%. Soltanto un decesso nelle ultime 24 ore e 272 i guariti. Gli attualmente positivi, dunque, diminuiscono di 10 unità. Le città con il maggior numero di attualmente positivi sono ancora Caserta con 583, Aversa con 336, Marcianise con 471, Maddaloni con 387.
Per quanto riguarda invece i comuni Covid free, ricordiamo sono San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Rocca Romana, Ponte Latone, Liberi, Gallo Matese e Ciurlano. Concludiamo con lo sport. Napoli-Inter, un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Domenica, quindi questa sera al Maradona, la squadra di Conte punta a mettere la parola fine al campionato e a chiudere i conti con le inseguitrici. Il Napoli aspira invece a fare un passo in avanti nella lotta per la conquista di uno dei primi quattro posti in classifica, che danno quindi diritto a partecipare nella prossima stagione alla Champions League. Uno spartiacque, un punto di non ritorno per entrambe, anche se l'Inter ha il vantaggio, rispetto agli azzurri, di una classifica in cui veleggia in testa e tutto sommato anche una battuta d'arresto a Napoli non comprometterebbe in alcun modo la corsa verso la conquista del tricolore. Per i partenopei invece c'è solo un risultato, perché in caso di mancata vittoria le concorrenti per un posto in Champions ne potrebbero trarre un vantaggio incolmabile. Gattuso dunque proverà soprattutto a chiudere le fasce laterali per limitare la spinta degli esterni di difesa di Conte e le loro sovrapposizioni in attacco. Grande contributo e un notevole sacrificio sarà chiesto a Insigne e a Politano, quest'ultimo sicuro titolare anche per l'assenza di Lozano, che è stato squalificato. L'unico dubbio di formazione per Gattuso riguarda l'attacco con il solito ballottaggio Mertens-Osimhen, mentre c'è Demme con Ruiz a centrocampo. Per Conte sempre la coppia Lautaro-Lukaku in avanti, sulle fasce Hakimi e ancora Darmian. In mediana è il trio Barello, Brazovic e Eriksen, con Vidal disponibile dalla panchina. Era questa la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.